Ciao a tutti e benvenuti su AutiLab. In questo video vi mostro come realizzare un alimentatore da laboratorio con uscita duale e regolabile in tensione da 0 a 30 V e corrente massima di 2 A. L'alimentatore in questione è questo che ho qui in mano. Come potete vedere è molto compatto e grazie all'uscita duale e stabilizzata, ovvero da 0 a 15 volt positivi e da 0 a 15 volt negativi, sarà utilissimo all'interno del laboratorio per eseguire prove e collaudi con circuiti analogici, ad esempio con operazionali. Grazie all'uscita in corrente di 2 A massimi, sarà anche possibile alimentare carichi molto importanti. Parto subito dallo schema elettronico del circuito che andrò a realizzare. Lo spiegherò in modo super dettagliato e semplice in un prossimo video, quindi mi raccomando, non perdetevelo iscrivendovi al canale AutiLab e attivando le notifiche. Il cuore del circuito è il regolatore di tensione integrato L200, un vecchio integrato che permette regolazioni di tensione tramite i due resistori R1 ed R2, di cui uno è un potenziometro. Inoltre, tramite la resistenza di shunt R3, si può limitare la corrente ad un massimo di 2 A, attivando così una protezione da sovracorrente. Nonostante l'L200 supporti comodamente correnti di massimo 2 A, non è in grado di dissipare tutta la potenza per eseguire la regolazione nel range richiesto. Quindi lo smaltimento di potenza è deviato su un transistor BJT MJ2501. Il circuito poi si compone di altri componenti, ma ricordatevi sempre che la progettazione è mirata ad un certo scopo. Nel mio caso, una delle prerogative era quella di realizzare questo alimentatore esclusivamente con materiale che avevo già presente nel laboratorio, come ad esempio i trasformatori, la scatola, i transistor di potenza e l'aletta di raffreddamento, ma soprattutto i componenti attivi come il regolatore di tensione L200. Lo schema lo ho realizzato su EasyDay, lo trovate in descrizione al video. Tramite il servizio offerto si possono inoltre far realizzare i circuiti stampati qualora ne avessimo bisogno. JLCPCB infatti offre 10 PCB di qualità industriale alla modica cifra di 2 dollari, con tempi di produzione e spedizione veramente eccellenti. Raccolti tutti i componenti, inizio la realizzazione su 1000 fori. Preparo dei fori più larghi per componenti come la morsettiera e i punti a diodi. Posiziono il regolatore di tensione e il resistore R1. Procedo quindi saldando i componenti montati sul retro e monto il resistore R3 di potenza a filo avvolto, cioè lo shunt di limitazione della corrente. Monto i componenti più ingombranti, come i condensatori, e procedo con le saldature, questa volta con conduttori di sezione più elevata, essendo tracce che porteranno la corrente di uscita. Alla stessa maniera completo la scheda elettronica e quindi sarà il momento di spostarsi sulle altre parti del circuito come i transistori BJT MJ2501. Li monto su un'aletta di alluminio avendo premura di usare dell'amica isolante. Li fisso con delle viti in bronzo e delle boccole isolanti. Fissati da di sul retro saldo dei cavi ai tre terminali del transistor, base, collettore ed emettitore. Fatta la stessa operazione per il secondo transistor, questa parte sarà completa. Mancano solo gli elementi di potenza, ovvero i trasformatori, anch'essi di recupero. Sono uguali e presentano diverse prese sul lato secondario, di cui scelgo la coppia in modo da avere circa 17 volt RMS a vuoto. Al posto di due trasformatori, se ne può usare anche uno solo, con doppia uscita o presa centrale. Li collego seguendo lo schema, quindi con primario in parallelo e uscite separate. Inoltre collego sulla fase un interruttore a leva che poi verrà isolato con guaino termorestringente. Ora serve un contenitore per il tutto. Io uso una scatola di un vecchio alimentatore che è perfetta perché vi sono già montati alcuni elementi utili come il voltmetro analogico. Con poche modifiche adatto la scatola aggiungendo dei fori sul pannello frontale. Procedo montando l'aletta di raffreddamento facendo passare i cavi nel retro della scatola.
la si fissa con dei bulloni che si bloccano nella scanalatura apposita. Continuo collegando i cavi provenienti dai transistor alla scheda elettronica. Monto una piccola aletta di alluminio su due punti a diodi. Mi servirà per fissare la scheda all'interno della scatola, che una volta in posizione viene isolata dal retro metallico con un foglio in plastica isolante. Finalmente è ora di montare le boccole di uscita sul pannello frontale, posizionando i dovuti anelli isolanti e fissando il tutto con un dado. Preparo dei cavi saldando un capocorda con anello, che verrà anch'esso isolato, e lo fisso alla boccola con un altro dado. Infine collego i cavi alla morsettiera di uscita della scheda elettronica. Non rimane che posizionare i due trasformatori all'interno della scatola, che inizia ad essere abbastanza pesante e piena. Fisso il tutto con vite dado al fondo della stessa. Avvito il dado di fissaggio dell'interruttore di accensione al pannello frontale, dove vado a fissare anche il potenziometro di regolazione della tensione, naturalmente con la relativa manopola. Aggiungo un cavo di alimentazione che viene collegato al circuito primario dei trasformatori e all'interruttore interponendo il fusibile come da schema. Come vedete, la scatola è veramente piena fino al limite, ma per fortuna tutti i componenti sono stati installati. Infatti, a questo punto, l'alimentatore è completo e pronto per un collaudo, ma manca ancora un bel coperchio. Anche in questo caso uso materiale di recupero, come una lamiera di un vecchio computer, dalla quale ricavo una forma tagliandola con il flessibile. Lavorandolo ancora un po', ricavo un foro rettangolare sulla parte superiore, dove andrò a saldare con puntatrice una lamiera forata, in modo da permettere un minimo di ventilazione all'interno della scatola. Piegando le alette, do la forma definitiva e non rimane che un tocco di vernice nera per completare anche questo elemento. Siccome il coperchio è realizzato a misura, si monta perfettamente sulla scatola, dove lo fisso in posizione avvitandolo con diverse viti. Che dire, la scatola a me piace moltissimo, è veramente come me l'ero immaginata e risulta anche un po' di quel fascino vintage avendo usato esclusivamente parti di recupero. Inoltre spicca come elemento interessante l'aletta di raffreddamento sul retro, dove sono stati installati i due transistor. Come vedete, sulla parte superiore è presente una griglia forata che permetterà la ventilazione all'interno della scatola stessa. Ma sarà veramente valido come alimentatore? Lo vediamo subito con dei collaudi. Innanzitutto, utilizzando due multimetri, faccio un collaudo a vuoto. Regolando la tensione tramite il potenziometro, l'uscita aumenta e i multimetri collegati sulle uscite indicano lo stesso valore ma con segno opposto, come ci si aspettava. Collego un resistore di potenza da 10 ohm 50 watt come carico tra l'uscita positiva e quella negativa e ripeto l'operazione. Infine, per essere sicuro che tutto stia funzionando al meglio, apro la scatola e collego l'oscilloscopio ai capi dei condensatori di livellamento a valle del ponte a diodi. Verifico che l'aumento del ripple sia contenuto anche quando si collega al carico massimo. L'alimentatore soddisfa a pieno le aspettative e sarà un nuovo strumento che si aggiungerà nel mio piccolo laboratorio. Nel prossimo video farò una trattazione approfondita sullo schema elettronico e sulle scelte progettuali che bisogna fare per realizzare un alimentatore come questo. Quindi mi raccomando, se non volete perdervi il video, iscrivetevi e attivate le notifiche. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un bel like e un commento qui sotto. Vi aspetto sulle pagine social di ATLab come la pagina Facebook, la pagina Instagram e il canale Telegram. Intanto un saluto, ciao!